Buongiorno a tutti e buona domenica, bentornati sul canale come sempre con le news della settimana, il format del canale più amato da Stefano del canale Il NES del Seba, l'amico Stefano che ha finalmente raggiunto il primo grande traguardo da youtuber con i suoi primi 1000 iscritti, quindi complimenti Stefano, continua così ragazzi, se vi va andate a fare un salto sul canale Il NES del Seba. Adesso veniamo a noi. Innanzitutto questa è stata una settimana un po' particolare con qualche annuncio da parte di Hot Toys che è stato addirittura anticipato, come abbiamo visto nella settimana scorsa con Violence Call. Anche stavolta qualche annuncio, secondo me minore, è stato anticipato. Quindi io non perderei tanto tempo ragazzi e mi precipiterei a vedere proprio quelle che sono le release anticipate. Ovvero il primo tratto da The Bad Batch, il Clone Commando, annunciato forse 5 o 6 mesi fa, quindi veramente una release veloce rispetto almeno ai soliti termini, ai soliti tempi, da Hot Toys, questo Clone Commando che non è altro che l'elite dei cloni di The Bad Batch. Una bella figure per quanto mi riguarda, ovviamente io non l'ho preordinata perché tendo a non preordinare questi cloni, Stormtrooper e quant'altro, perché di solito si possono reperire magari anche dopo a distanza di un anno o due a dei prezzi più o meno convenienti, nella maggior parte dei casi, ma non è sempre così. Però comunque è una bella figure da aggiungere alla vostra collezione di Bad Batch se ne avete una. Io per esempio sto aspettando Tech per completare la mia collezione, però ho soltanto la squadra della Bad Batch, non ho altre doll. Questa potrebbe essere una bella aggiunta. Quindi, da oggi disponibile in Asia, attenzione. Poi, sempre rimanendo in tema Star Wars, ma spostandoci adesso su un'altra serie TV, quindi non più The Bad Batch, ma Ahsoka, mi sta piacendo molto l'atteggiamento di Hot Toys di anticipare le doll di Ahsoka. Dopo Violence Call, io spero sempre in Ahsoka, che venga anticipata. Invece Ahsoka ancora non è stata rilasciata, ma per il momento il Mandalorian Super Commando. Quindi una delle truppe, un comando della truppa dei Mandaloriani a servizio di Darth Maul. Anche questo molto bello, secondo me una doll facile per Hot Toys, un riciclo a cui hanno aggiunto le classiche corna di Darth Maul, ma comunque tutti i Mandaloriani per quanto mi riguarda fanno sempre una bellissima figura in collezione, quindi anche questa è una bellissima doll, per quanto appunto un po' riciclata, però per quanti di voi magari l'hanno presa fatemi sapere che cosa ne pensate, se magari già vi è arrivata, magari avendo ordinato dall'estero, se vi è già arrivata, che cosa ne pensate. Poi, stato rilasciato, anche in questo caso in realtà non so se è stato anticipato, forse un annetto è passato dalla Mark II, dall'annuncio, ma forse no, forse anche in questo caso è stato anticipato, ragazzi, la Mark II 2.0. Anche questo, secondo me, non voglio definirlo capolavoro per i più puntigliosi, ma una bella doll che necessitava di una 2.0, questo non lo so. Bellissima la base diorama per quanto mi riguarda, bellissima la colorazione. Queste sono le differenze con la precedente versione, quindi una cromatura molto più luminosa. Questi sono tutti i pezzi che andranno a comporre l'armatura in questione. Abbiamo un head sculpt di Tony Stark, un Tony Stark degli inizi del primo film, quindi questa è la prima armatura, diciamo, con le sembianze dell'armatura classica di Iron Man dopo la Mark 1. E secondo me è molto bella, è una di quelle doll che in collezione fanno la loro bella figura, con tutte queste cromature, con delle giuste luci puntate addosso, sarà una sciccheria. Non era prevista tra i miei preordini, per colpa della mia ragazza l'ho dovuta prendere, ma per fortuna faremo a metà, e quindi questo gioiellino arriverà sul canale ragazzi, quindi spero che venga rilasciata anche in Italia in tempi abbastanza brevi, perché ve la porterò ovviamente sul canale. Poi adesso veniamo invece agli annunci, nulla di nuovissimo, questo Savage Opress, sempre per rimanere in Star Wars, spostandoci su un'altra serie, ovvero quella di Clone Wars, una delle più amate
dai fan di Star Wars e anche da me, o Savage Opress, il fratellone di Darth Maul, il fratello di Darth Maul. Anche qui avevamo già visto Savage Opress annunciato in occasione del Wonder Festival all'inizio di ottobre, e qui finalmente viene ufficializzato Savage Opress. A dirvi la verità, all'inizio avevo qualche dubbio, invece adesso, andandolo a vedere soprattutto in questa foto con il Darth Maul di The Clone Wars, versione che per il momento non ho, e invece è una bella doll, a me piace. È un personaggio un po' secondario, un po' di nicchia, un po' magari per i fan appunto di Star Wars, quelli un po' più accaniti e soprattutto di Clone Wars, però ha un head sculpt secondo me convincente, con queste doppie corna, sia queste Battle Damage che quelle classiche che possono essere alternate, così come il braccio meccanico che può essere intercambiato con quello normale, quello che vedete ad esempio in questa foto. Poi ha ovviamente la doppia spada laser, come il fratello Maul, e poi avrà anche quella sorta di alabarda che avete visto. Quindi, secondo me, è anche una bella doll, bella grande. Io ci farò un pensierino. Infatti, contatterò come al solito il Colosso dei Nerd dicendogli di tenermene da parte una, e molto probabilmente, ragazzi, farò il preordine, perché mi piace molto. Altezza 34 cm, la TV Masterpiece 136. Intanto, ragazzi, ve lo ricordo, vi ricordo che viene da The Clone Wars, e praticamente vi ho detto più o meno tutte quelle che sono le novità e tutto quello che andrà a contenere. Ovviamente le spade laser saranno alimentate con USB-C, cosa che sapete già se avete visto altri dei miei video nelle mie recensioni, non mi fa impazzire, e sarà disponibile dal quarto trimestre 2025, primo trimestre del 2026. Quindi ci sarà da aspettare ancora un bel po'. Poi, l'annuncio che mi ha fatto un pochino incazzare, si può dire incazzare? Sì, dai, siamo tutti adulti e vaccinati, è questo qui, una nuova Advanced Suit 2.0, quindi un Advanced Suit tratta da Spider-Man 2, quindi dal videogioco per PlayStation 5, non ricordo se anche per la 4, comunque, Marvel Spider-Man 2 è un Advanced Suit che tanto ha fatto gola a tantissimi, perché è una delle suit secondo me più belle di Spider-Man. E a proposito, andatevi a recuperare se volete il mio unboxing e recensione dell'Advanced Suit 1.0 che sono riuscito a recuperare grazie al buon Alberto, che saluto. Questa è un Advanced Suit 2.0, ma attenzione ragazzi, sempre e comunque in edizione limitata a 2500 copie. Si è già tenuta, non so se ancora ci sono dei pezzi disponibili, ma venerdì c'è stata la coda su Sideshow per poterla acquistare. So che almeno un iscritto al canale, Nicola, saluto anche lui, è riuscito ad aggiudicarsela, perché lui cercava tantissimo questa Advanced Suit 2.0 che ormai viene venduta dagli scalper a dei prezzi folli. In questo caso però, ragazzi, a me la scelta di Hot Toys non piace per niente, perché dopo aver fatto l'Advanced Suit 1.0, ho fatto la 2.0 in edizione limitata, anche lì disponibile solo in mercati selezionati, così come Miles Morales, in questo caso avrei gradito che avesse fatto una 2.0 disponibile per tutti, ok? Che tutti potessero recuperare come una doll normale. Invece no, una nuova edizione limitata, reperibile solo in mercati selezionati, a prezzi ovviamente come sempre troppo elevati, almeno per le mie tasche. Parliamo comunque della Vendor Black Suit, quindi il colore blu viene abbandonato in favore del nero, ed è secondo me un bellissimo pezzo. Intanto il sito di Hot Toys ha deciso di non volermi farmi vedere i dettagli, ecco. E parliamo della Videogame Masterpiece 66 di Peter Parker, con 30 cm di altezza e 30 punti di snodo. Soliti accessori per questo Spider-Man, quindi ragnatele, mani intercambiabili, abbiamo le zampe di ragno, quelle meccaniche, parti del simbionte anche. Insomma, una bella doll, ragazzi, abbiamo sia le ragnatele normali che quelle simbionte, quelle che vanno ad abbracciare, diciamo, l'avambraccio di Peter Parker. Varie mani intercambiabili e la solita basetta esagonale. Una bella doll che sembra essere, almeno quello che sembra dalle immagini, essere leggermente più grossetta a livello muscolare
per Peter Parker, fosse probabilmente solo una illusione di questa foto, dovevi vederla di persona, però comunque una bella doll con dei bei colori, con questo bianco, nero e rosso che si sposano alla perfezione. E quindi un pochino, ragazzi, sto rosicando perché mi sarebbe piaciuto poterla avere, però purtroppo a questi prezzi, ragazzi, secondo me non ne vale la pena. Poi rimaniamo sempre in casa Toys per un annuncio che potrebbe interessare a molti, altri invece potrebbero sbattersene parecchio. Scusate, raga, ma è sabato mattina per me e sono cotto. Hot Toys va ad ufficializzare la sua licenza per Arcane, chi non lo sapesse, una serie bellissima, pluripremiata, una serie animata ambientata nel mondo di League of Legends, anche con diversi personaggi in comune con League of Legends, di cui uscirà la seconda stagione divisa in tre parti all'inizio di novembre, se non mi sbaglio il 9 novembre, quindi con tre episodi, il 9, il 16 e il 23 novembre, se non mi sbaglio, ragazzi, 23 o 24 novembre. Molto amata soprattutto in Oriente, ma anche in Italia e in Europa, ha fatto un successo della miseria, quindi si spera che facciano delle doll dedicate ad Arcane, che in tantissimi hanno chiesto, soprattutto quelle di Jinx e Vi, che sono i personaggi che vediamo, che state vedendo adesso sullo schermo. Si spera che facciano delle doll in scala 1 a 6, che siano accessibili a tutti. Ha già fatto delle doll per League of Legends o Toys, quella di Kaisa e Ashi, e quindi mi auguro anch'io che possano fare delle doll dedicate. Per il momento solo questi Ghost Baby sono stati annunciati, che per quanto mi riguarda, raga, non mi interessano più di tanto. Poi una piccola parentesi, giusto che esula un pochino dalle 1 a 6 e dalle action figures, volevo solo dirvi che sono uscite le prime immagini dal set di Spider-Man Noir, quello con Nicolas Cage. E io non vedo l'ora di vederlo, ho un po' paura, però non vedo l'ora di vederlo, perché Spider-Man, sapete l'amore che ho per Spider-Man, e Spider-Man Noir è una delle versioni che mi piace di più. Per quanto riguarda le doll, sono un po' preoccupato da tutto questa pelle, e spero che per quando faranno la doll, Hot Toys abbia fatto il passaggio alla pelle vera. Andiamo adesso per finire il video, ragazzi, sul ilcolossodeinerd.com, sul sito, dove vediamo gli ultimi arrivi in casa action figures in generale. Abbiamo lo Zarbon, quello bello, di SH Figuarts per Dragon Ball, così come SH Figuarts di Tsunade per quanto riguarda Naruto. Una nuova Mafex di Spider-Man con il suo costume classico. Una Pop Toys del buon Bale per Batman. E poi una delle notizie, delle action figures che più ha fatto parlare in questi giorni è proprio questa SH Figuarts esclusiva di Goku per il 40° anniversario di Dragon Ball, di Goku con il draghetto Shenron. Un'esclusiva V-Jump che è disponibile con la relativa rivista. Come vedete è davvero bellissima, un pezzo da non perdere, che sul Colosso dei Nerd troviamo a 169€, incluse tutte le spese. Questa è la rivista anche che troveremo nel pack, sarà disponibile probabilmente ad ottobre del 2025. Quindi questa è secondo me una cosa da non perdere, ragazzi, un action figure da non perdere, perché è molto commemorativa per il 40° anniversario di Dragon Ball, e il prezzo magari è un pochettino più elevato rispetto al solito, però è qualcosa che viene esclusivamente dal Giappone, che per adesso è un'esclusiva giapponese. C'è la possibilità che in futuro potrebbe arrivare anche in Europa, ma secondo me è molto molto difficile, quindi se siete dei grandi appassionati, se ve la sentite, insomma, secondo me andate a preordinare questa figure perché ne vale veramente la pena. Poi abbiamo tanta altra roba, come la 1 a 12 della Mezco di Terrifier, bellissimo il clown, e poi questo robottone di Metal Slug, che anche qui è meraviglioso, della Tunshi Studio. Scusate, ragazzi, sto incoglionito oggi. Della Tunshi Studio, che già ci ha deliziato in passato con altre figure di Metal Slug di una qualità eccellente. Ora, ragazzi, quindi siamo giunti al termine. Giusto un paio di cose. Volevo ricordarvi che io probabilmente nella giornata di giovedì, quindi il 31, sarò a Lucca Comics and Games 2024. Non so ancora se ci starò due giorni, se arriverò la mattina e il pomeriggio, insomma non lo so ancora, perché dipenderà da tante questioni, dal lavoro e da tanto altro. Quindi se vi va,
Io sono al Lucca Comics, quindi scrivetemi in privato, ci possiamo accordare, ci possiamo vedere, possiamo scambiare due chiacchiere, insomma, se c'è la possibilità mi farebbe molto piacere. Per il resto, fatemi sapere che cosa pensate di quelle che sono gli annunci e le release di questa settimana. Mi interessa anche sapere di questo Goku, questo di cui abbiamo parlato alla fine. E niente ragazzi, non mi resta che augurarvi una buona domenica, un buon inizio settimana, una settimana che per me sarà un delirio, sia per il Lucca Comics che per tante altre cose, proprio usciranno tantissima roba, quindi ci saranno tantissimi contenuti sia a tema carte, a tema collezioni, a tema spacchettamenti, unboxing, 1 a 12, 1 a 6, di tutto e di più, quindi sarà una settimana veramente molto intensa, questa e anche quelle a venire. Quindi ragazzi, ci vediamo come sempre a un prossimo appuntamento, buona domenica e buon inizio di settimana. Ciao ragazzi, a presto!